a tutti ragazzi, qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e benvenuti in questo nuovo video. In questo momento mi trovo all'interno di una stanza d'hotel e stiamo per giocare a Sonic.exe, un gioco horror, credo, che mi avete consigliato voi nella sezione commenti dell'ultimo episodio della Virus Saga, che ti invito a recuperare se ancora non hai visto. La location che abbiamo scelto per questo episodio è abbastanza creepy, perché giocare a questa roba in un hotel, a parte che è una cosa che nessuno si è mai sognato di fare, e poi ci darà un sacco di incubi e io stanotte non dormirò e sarà colpa vostra e sebbene io vi ami siete stati molto malvagi a consigliarmi una roba del genere. Prima di cominciare ragazzi ci tengo a ricordarvi che sotto a questo video trovate il pulsante iscriviti. L'ingegnere pazzo sta cercando in tutti i modi di raggiungere il suo sogno dei 100.000 iscritti e questo sogno è solamente realizzabile grazie al vostro aiuto. Ma che poi non siete curiosi di vedere che cosa succederà una volta raggiunti i 100.000 iscritti? Ah, ho in serbo per voi delle cose veramente magiche. Vedrete, vedrete. Ah, giusto, e lasciatemi anche un bel commento su questo gioco perché so che molti di voi sono esperti di tutta la saga, quindi se qualcuno ha delle informazioni extra aggiuntive su eventuali altri episodi, altri personaggi o qualsiasi cosa, mi raccomando scrivetemele perché io le utilizzo per fare altri video. Detto questo, direi che possiamo cominciare. Pronti? Let's go! Allora ragazzi, prima di cominciare con il gioco, ci terrei a fare un piccolo controllino sul file.exe, così vi insegno anche giusto qualcosina, se no non è un video di Dano, se non vi insegna qualcosa. Virus Total è un sito che vi consente di analizzare dei file per capire se sono infetti, ovvero se sono virus. E vedo che stiamo giocando con qualcosa che due antivirus su 65 hanno visto come malevola. Ci fidiamo, mi fido di voi, so che mi consigliate solo robe abbastanza safe e va bene, 2 su 65, non, no, non è un buon inizio ragazzi. Direi di cominciare, abbiamo una fantastica cartella, Sonic.exe, ultima modifica 6 giugno alle 23:23. Io so già che questa notte non dormirò, vediamo che cosa c'è, speriamo che non ci siano suoni troppo forti, jumpscare o roba del genere. 47 mega scaricato da internet, ingegnere versus Sonic.exe. Andiamo, mo. Vediamo com'è questa roba, ragazzi. Non sembra malissimo. Ok, partiamo evidentemente parecchio male. Sonic sembrava indemoniato, d'accordo. Vediamo con Tails. La risata di Kefka di Final Fantasy. Ok, questa probabilmente non l'ha capita nessuno, ragazzi. Il Act 1. Perché c'è una. Ma come faccio a giocare con sta musica remastered? Pare un gioco di Sonic. Normalissimo, con dei fiorellini, vedo. Pare che. Per adesso, ragazzi, nulla di strano. Io so già che sveglierò tutto l'hotel. Cos'è sta roba? Che le piante sono appassite, ci sono dei cadaveri. Oh, signor, cosa mi sono cacciato a fare? No, ragazzi, vi prego. No, ragazzi, vi prego. Cos'è sta roba? Povero Tails. Mano a mano che vado avanti, il numero di cadaveri aumenta. Ok. Sì, vabbè, qui ce ne sono 5. D'accordo. Ma posso toccarli, tipo? No. Mi ci posso nascondere dietro, però. Solo che una pila di cadaveri come nascondiglio non mi sembra una buona idea. La musica? Ok, è sparita. Non ve ne uscite con dei jumpscare. Ragazzi, non mi consigliate a giochi con i jumpscare che mi cago in mano io. Ok, c'è Sonic. Ciao Sonic. No, 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 no. Cos'è? 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 Oh! Oh! No, no, non voglio giocare a nascondino con te. Perché Tails piange e mi indica di andare a destra? Ma ragazzi, ma che giochi creepy mi. Tuo microfono mi rende presente il capitano di un aereo che vi sta annunciando che sta per atterrare. Ecco, mi sento uguale in questo. Voglio il mio microfono da 600 milioni di euro. Tails, sì, non piangere piccolino, ti prego. Sto piangendo anch'io nel cuore in questo momento. Il gioco basically si basa sul cammino. Porco. Iniziamo malissimo. Ciao Sonic. No, scusate, ragazzi. Ho perso? Beh, non è possibile, ho già perso. Ma no, fermi, è cambiato qualcosa. Siamo tornati nella stanza di selezione dei personaggi. Tails è andato.
Tales non c'è più. Ma è uno di quei giochi in cui i personaggi, una volta che li usati, non puoi correre. Sono Knuckles adesso. Poi a me è piaciuto il film di Sonic. Sono andato a vederlo da solo, ragazzi. Mi è piaciuto particolarmente tanto. Chissà se lo danno ancora al cinema. Devo dare i pugni con la X adesso. Beh, adesso Sonic non mi fa mica paura. Ok. Forse è meglio inserire qualche warning per schermo che flasha. Giusto così, eh? Giusto perché c'è sangue ovunque. Knuckles. Poi... Mamma mia, che... Ah, così. Cioè, proprio sono morto. Ragazzi, avrò gli incubi stanotte. Cosa sono sti rumori? Muro invisibile? Ah, devo fare il classico giochino dei videogiochi in cui devi saltellare. Mamma mia. Troppe anime con la quale giocare così poco tempo. Sei d'accordo? Madò, ragazzi. Cosa stiamo giocando? E quando muoiono tutti, che succede? Immagino che moriranno tutti. Siamo in uno stage indefinito. Dottor Eggman, ragazzi. Cosa c'è dietro ai livelli? Pare di non poter... Insomma, non ci possiamo andare dietro. E... mi ricordano i pantaloni di Topolino, questi. Sta facendo la Naruto Run. Guardatela, ragazzi. Sta facendo la Naruto Run. Che brutto. Vabbè, dai, Eggman si sta divertendo. È cambiato il colore dello schermo o sbaglio? Se mi ricorda la Vandonia di Pokémon come musica. Un po' più elaborata, la Vandonia era molto classica come tono, sempre uguale. Vabbè, dai, a parte l'inizio in cui c'era Sonic che compariva, flashava tutto, non mi sembra, insomma, troppo jumpscare, almeno fino a questo momento. Certo, stiamo giocando un gioco in cui tutti i personaggi stanno... D'accordo, Kefka. Mi piace molto l'animazione di Idol dei personaggi che stanno fermi e mi guardano. Cioè, mi stanno guardando. Cioè, guardate, mi sta guardando Eggman. E adesso cosa dovrebbe succedere? Oh. Semi jump scherino. Dai, piccolino. Nulla ci può fermare. Insomma, non ci fa paura niente. In questo momento, prego, non uscirtene con niente di straporco. Ho gli incubi, avrò gli incubi. Questo è Sonic, ragazzi, cos'è sta roba? Ti prego, vai via, non mi guardare così. Ti prego, vai via. No, perché? Ho avuto una brutta idea. Sono Dio. Tutti sognano di esserlo in un modo o nell'altro, insomma. Ok, mi è piaciuta questa. No, aspetta un attimo. No, perché sa il mio nome? Come fai a sapere il mio nome? Aspetta. Usiamo la mente da ingegnere, ce l'abbiamo. Sicuramente ha letto il nome utente del computer. Che cazzo è? Sta scritto in giapponese? Ma ragazzi, ma che cavolo? Cos'è la messa cantata questa? E il gioco finisce così? No, ragazzi, non dormo. No. Allora, ragazzi, io ho verificato, ci dovrebbero essere degli altri episodi e quindi una continuazione di questo gioco. Sinceramente non ho molte informazioni su questo Sonic, se non che deriva da una storia in cui praticamente c'erano due amici che si scambiavano questo videogioco e si intimavano l'un l'altro di non giocarci, perché chiunque giochi a questo gioco viene maledetto e dopo un pochino ci saluta. Io sinceramente spero di avere ancora tanti anni di vita davanti a me, e questo Sonic mi ha veramente fatto... Se ce ne sono... Ragazzi, almeno 5.000 like se volete un altro episodio. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale, e detto questo l'ingegnere vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo video. Un prossimo...